visto che mi hai fatto la domanda, credo sia abbastanza evidente la risposta. Troppo, troppo, soprattutto nel finale, quando potevamo gestire la palla in maniera diversa, e tutte le volte che siamo riusciti a farlo siamo sempre venuti fuori anche abbastanza bene. Invece troppi passaggi in orizzontale, troppi retropassaggi su Massimiliano, su Benassi, e hanno dato troppo coraggio ad un avversario che fino a quel momento era riuscito a rimanere in partita. Poi è vero che Benassi, parate zero e occasioni noi per poterla chiudere, andare sul 2-0. Purtroppo mi tocca dire così, visti i precedenti. Andare sul 2-0 e potenzialmente stare un pochettino più tranquilli, ne avevamo avute diverse. Però dico anche questo, che se avessi dovuto scegliere alla vigilia fra vincere 3-0 e vincere soffrendo, preferisco che si sia fatto così, perché questo ci fortifica dal punto di vista caratteriale, ci dà lo spirito di aiuto reciproco, ci dà lo spirito di voler raggiungere con fatica un obiettivo che oggi era quello della vittoria, e finalmente siamo riusciti anche in alcune situazioni a sbrogliarle con un po' di cattiveria, qualche volta l'uscire puliti dalle situazioni di contrasto, di contatto fisico, ci aveva in passato un pochettino penalizzato. Oggi invece la voglia di portare a casa questi tre punti e dimenticare definitivamente Cremona è stata quella che sì, ci ha dato un po' d'ansia, ma che ci ha comunque condotto a una meritata vittoria. Ecco, nel secondo tempo tu hai cambiato, si è messo con la difesa 3, è una scelta dovuta a cosa in quel momento? Perché non riuscivamo a lavorare sul loro vertice basso, sul Massimo. Non volevo sacrificare uno dei due attaccanti in quel lavoro, non riuscivamo a farlo tenendo stretti i nostri due centrocampisti esterni, e allora, un po' come era successo col Siena, ho preferito trovare questa soluzione, e dal punto di vista delle seconde palle riconquistate, della possibilità di poter riattaccare la profondità con tutti e tre i giocatori, perché poi l'ha fatto anche molto bene Arcidiacono, credo che sia stata alla fin dei conti una scelta azzeccata. Ecco, il salto di qualità passa proprio nella gestione delle situazioni di vantaggio, nel senso nel acquisire quella sicurezza, perché abbiamo visto quei due errori di disimpegno, quello del Siri, quello di Foglia, che poi hanno dato le uniche palle gol alla Racing Roma, una squadra che fin lì non ha fatto niente. No, poi ci sono quei tre minuti, quei tre calci d'angolo di fila, quello è stato il momento insomma in cui l'Arezzo ha dato la sensazione di avere forse un po' di ansia. Sì, sì, ce l'avevamo l'ansia, ce l'avevamo anche noi in panchina, perché purtroppo il passato ci aiuta a crescere, però il passato fa parte anche delle nostre esperienze, e purtroppo il passato ci aveva portato a finire le gare con qualche amaro in bocca, senza stare a ripercorrere insomma il percorso dalla prima giornata all'ultima. E quindi sì, c'era, però questa volta siamo riusciti a contenere l'avversario, siamo riusciti a non concedere occasioni da gol, e se devo solamente fare un piccolo appunto alla squadra è stato quello, proprio quello di non aver chiuso la partita, ma aver fatto una gestione non ottimale quando invece abbiamo le capacità per poterlo fare. Sì, assolutamente sì. Per fortuna è arrivata la vittoria, poteva complicare le cose visto la partita scorsa, però noi sappiamo che potevamo fare bene, sicuramente la parte più difficile poteva essere sbloccare la partita, perché loro erano molto chiusi, potevamo migliorare nel secondo tempo di cercare di chiudere la partita, però noi abbiamo fatto una vittoria d'orgoglio. Ecco, a livello psicologico che momento è per l'Arezzo? No, perché sicuramente la sconfitta di Cremona è di quelli che pesano, oggi comunque si è avvertito che in alcuni momenti comunque eravate un po' contratti, si chiede più in generale la squadra come sta vivendo questo avvio di stagione fatto comunque di alti e bassi.
Ma sono state più le cose positive, no, dall'inizio stagione nostro, quindi sicuramente è stata una bella botta quella di domenica scorsa, però era appunto importante ritornare subito alla vittoria. La partita era complicata perché avevamo tutto contro, no? Abbiamo vinto, abbiamo fatto il nostro, però riusciva, magari poteva andare male, non era giusto per quello che stiamo facendo, per come lavoriamo in settimana, per come entrano anche quelli che non partono dall'inizio, quindi il gruppo è compatto, sa che può fare bene, quindi è una vittoria che ci rimette lì e ci dà un po' di fiducia in più. Oltre al gol lo trovava molto Giregosa, perché ha dato una grande mano, ti sei preso palloni anche molto lontano dalla porta, insomma nei momenti chiave sei stato importantissimo. Quello è tutta la mia carriera l'ho fatta così, perché quindi mi ha portato anche a arrivare in Serie A, quindi quello cerco di non cambiarlo mai. Certo l'età un po' avanza, però finché ce la faccio sono contento di farlo, perché poi non sono un attaccante che vuole stare lì solo a aspettare il pallone dentro la di rigore, quindi aiutare anche la squadra da fiducia anche poi quando ti capitano le palle buone. Ecco, proprio per la tua grande esperienza, cosa manca a questa squadra per fare il salto di qualità? Perché insomma, i mezzi ci sono, è una squadra che segna molto, manca la tranquillità, la fiducia? No. Sicuramente era importante non prendere gol, quindi ci è capitato solo un'altra volta, da migliorare quello. Stiamo lavorando tutti a partire da noi avanti, perché quando si prende gol non è certo solo colpa dei difensori, quindi stiamo lavorando su quello, migliorando quello sicuramente arrivano più risultati e continuare a fare bene davanti, anzi migliorare quando ti capitano più occasioni, cercare sempre di buttare dentro. Sicuramente quello che era successo a Cremona, avevamo un po' i fantasmi, avevamo un po' il timore. Avevamo perso le certezze, sembrava, ma è stata importante questa vittoria, è stato importante non subire gol e ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo un grande gruppo. Ecco, ovviamente questo avvio di stagione dell'Arezzo è stato caratterizzato comunque probabilmente anche dai troppi gol subiti, ovviamente non è solo un discorso di reparto, però vi chiedo se voi in difesa da questo punto di vista come state lavorando per cercare di migliorare? Sì, sappiamo che abbiamo preso tanti gol, 11 se non sbaglio, e stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di migliorarci, per cercare di non prendere così tanti gol nel futuro. E il mister ci chiede tanto, siamo dei ragazzi disponibili, siamo tutti nuovi perché nessuno ha mai giocato con un altro compagno. E comunque vedo molta disponibilità e dedizione al lavoro. Ecco, ragazzi, devo così fiducia nei propri mezzi, no? Perché spesso le gare, più che l'avversario, no? È la squadra che sembra complicarsi nelle partite al di là del pericolo altrui. No? Sì, ma nell'arco di 90 minuti il pallone è rotondo, può capitare di tutto. Basta guardare come abbiamo detto a Cremona, cioè per 80 minuti non abbiamo concesso nulla a una papabile vincitrice del campionato e poi quei 10 minuti abbiamo preso 3 gol. Sono cose che possono capitare, ma dobbiamo lavorare al meglio per far sì che non capitino più. Ecco, un Arezzo che comunque, al di là che ho già segnato su Vigo, che il gol lo trova con facilità in casa, 4 vittorie consecutive, insomma, questi sono numeri comunque che dovrebbero servire, no? Acquisire sicurezza. Dobbiamo fare in modo che giocando in casa sia una fatica per tutti gli altri e non per noi. Dobbiamo continuare su questa strada e credo che col tempo e col lavoro riusciremo.